E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto, oggi parlerò di come faccio trovare i campeggi durante i miei viaggi in moto. Soprattutto vi dirò come ho fatto a trovare le strutture durante il viaggio a Capo Nord. Parto col dire che solitamente non prenoto nulla, visto che viaggio in solitaria, un posto per una persona si trova molto facilmente. Ma passiamo al dunque. Come faccio a trovare i campeggi? Per far ciò utilizzo un'app che ormai utilizzo da un bel po'. Questo non vuole essere una sponsorizzazione, ma è solo il racconto dell'esperienza che ho avuto con questa app. L'app in questione è Park4Night, un'app che permette di ricercare in base alla zona di nostro interesse aree sosta, aree per camper, aree picnic, anche campeggi. Tengo a sottolineare che io uso la versione Pro, ovvero quella a pagamento, che costa 9,90 all'anno. L'abbonamento ci consentirà di poter usare l'applicazione anche in caso di assenza di connessione dati. In più avremo delle funzionalità aggiuntive. L'app, a mio avviso, è molto semplice da utilizzare ed intuitiva. Basta selezionare sulla mappa un'area di nostro interesse e ci compariranno varie icone. Ogni icona corrisponde a un luogo che può essere area sosta, area camper, campeggio, area nella natura e altri posti. Questi posti sono stati segnalati e recensiti da altri viaggiatori, in prevalenza camperisti. Comunque, cliccando le varie icone ci compare la pagina di quel determinato posto che abbiamo selezionato. Nella pagina possiamo trovare foto del posto, elenco dei servizi che si possono trovare e, cosa molto importante, le recensioni di altri viaggiatori che sono stati già lì. Oltre a ciò, in caso sia un campeggio, si possono trovare i contatti per poter prenotare. Una volta deciso dove andare e selezionata l'area sosta o campeggio da noi preferiti, possiamo molto facilmente far partire la navigazione sia tramite Google Maps sia tramite altre app di navigazione. Io ad esempio utilizzo l'app del Garmin Zoomo, con cui invio al navigatore la destinazione. Ok ragazzi, spero che questo video vi possa essere utile. Se avete altre domande scrivete pure nei commenti e sarò lieto di rispondervi. Nel salutarvi ragazzi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace. Ci vediamo alla prossima e ciao ciao!